State lontani dalla superficialità e dalla ricerca vana di onori, rifugiate gli interessi materiali e la brama di guadagno, alimentatevi invece con la preghiera per essere messaggeri della fede, felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra. È la raccomandazione che Papa Francesco ha rivolto ai sacerdoti, consacrati e consacrate, seminaristi incontrati nel centro La Macarena, ultimo evento della giornata a Medellin. Anche in una società piena di contraddizioni come quella contemporanea, il Signore continua a chiamare per portare con entusiasmo la testimonianza del suo amore. Così il Pontefice ha invitato tutti a toccare l'umanità di Cristo, a contemplare la sua divinità e, rimanendo in Lui, vivere nella gioia, senza essere amministratori di sventure. Nel lungo discorso, arricchito da varie parti e abbraccio, hanno trovato posto anche i giovani, la loro natura inquieta, inquietudine che molte volte è stata ingannata e distrutta dai sicari della droga. Medellin mi porta proprio questo ricordo, ha detto Papa Bergoglio, mi evoca tante vite giovani stroncate, scartate, distrutte. Vi invito a chiedere perdono per chi ha distrutto le illusioni di tanti giovani e chiedere al Signore che converta i loro cuori e che termini questa sconfitta dell'umanità.